molto bene con un rovescio fuori tempo. È rimasta in campo anche questa, tirate. Molto bella, ma sbagliato. Bella. Vantaggio tirante. Questa è larga, lo colpisce benissimo il diritto fuori e allora, beh, questo che mi importa. Anche questa è andata fuori, ma fuori di poco. Cioè, questa... E gli basta la prima per... tutti gli argentini. Eccolo qui il 5-1. Fondare il colpo col dritto fuori, aspetta che la palla rimbalzi e va a segno con lo smash a ritardo. È tornato con questo palla corta molto buona e lascia sguarnito il campo tirante. Chiude in bellezza col dritto al volo fuori tecnico, nonostante quel primo contro break ha resistito, ha gestito bene la situazione nel nono gioco. Bella. No! Nel solito dritto esemplare da parte di un fuori tecnico ispiratissimo. Non male, bravo tirante, bravo nel recupero, perché beh, insomma, tirante come nel primo set ottiene un break per certi versi inatteso nel momento in... servizio dritto. Bello, vediamo forse è buono. Dubbio. Gran risposta che dà una gran bella mano all'argentino. Sbaglia tirante e allora tiene la battuta qui. Rimasto proprio fermo sul posto l'Argentina, eppure ha risposto. Comunque, risolve così, tirante, con una gran bella prima, non ha... Gran prima, non riesce a rispondere tirante, allora potremmo essere veramente ai titoli di coda. 40-0, 3 championship point per Jonas Forete. Chiude con il diritto di una scuola e tecca, 41 anni dopo di Vallenda, un altro cieco riesce a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro del trofeo Bonfiglio. E una scuola e tecca vince la 60ª edizione del trofeo Bonfiglio, battendo nettamente con il punteggio di 6-3-6-4 l'argentino tirante. E lui, il nuovo campione a Milano, succede nell'albo d'oro ad Adrian Andriev.